dal nostro chef Antonio Sgarra. Che cosa ci prepari? Benvenuto intanto a questo primo appuntamento con Buon Pomeriggio Estate. Grazie, buon pomeriggio, anche se stiamo andando verso la sera, quindi... Vabbè, però, insomma, è sempre pomeriggio. Allora, che cosa ci prepari oggi? Allora, prepareremo dei fiori di zucca pastellati e fritti e come prima ricetta prepareremo una millefoglie fatta con del pane carasau, che è un pane sardo, particolare, molto sottile, e con della ricotta, della cipolla rossa e del pesce spada. Ecco, due ricette ideali per l'estate. Sì, sì. E a brevissimo le prepareremo, mostreremo tutti i passaggi, perché, insomma, è molto importante prendere... Prendete appunti, pane carasau con pesce spada, finocchi e riduzione di ciliegie, ferrovia. Di giusto? Ferrovia, sì. Di ferrovie. Allora, pesce spada 100 grammi, eccolo qui la grafica, due finocchi croccanti, 50 grammi di cipolla caramellata, un limone e 20 grammi di riduzione di ciliegie ferrovia. Sì, allora... Come procediamo? Allora, innanzitutto procediamo col marinare il pesce spada con sì. un po' di sale, un po' di zucchero. Il pesce spada è affumicato... No, lo stai marinando, sì, ma è già, facciamo... prima era affumicato oppure no, era normale? No, è fresco. Un trancio normale. È abbattuto, perfetto. Ovviamente, in modo tale che evitiamo di correre sì. qualsiasi tipo di rischio di anisakis, perfetto. Che è questo vermetto che si cela nel pesce. E dopodiché, dopo averlo condito con un po' di sale, un po' di zucchero, un po' di succo di limone, lo avvolgiamo nella pellicola. Sì. Per dargli una forma... Succo di limone l'hai messo prima, ecco, lo sì, facciamo sì. un po' marinare dentro... Sì, per un paio d'ore. Prima ho detto finocchi croccanti, perché sì. è vero che bisogna mangiare, le verdure devono essere croccanti, come mai? Certo, ovviamente croccanti ma non crude, sì. sempre che siano ben lavate, se, sì, se le volessimo mangiare crude. Croccanti perché? Perché gli ortaggi croccanti stimolano ovviamente la sazietà. Ah, quindi certo. masticando e quindi... Quindi se siete a dieta, insomma, sono indicatissimi. Sono indicatissimi. Ecco. E poi soprattutto perché croccante è sinonimo anche di non del tutto cotto e quindi significa preservare tutti i principi nutritivi certo. di ogni alimento, certo. tra cui sali certo. minerali, vitamine, eccetera, eccetera. Oh, invece allora, le ciliegie perché si chiamano ferrovia? Beh, in realtà è una particolarità di ciliegie... che si trovano nascono nel sud-est barese perché cade nella fine dell'Ottocento un nocciolo di ciliegia vicino alla ferrovia, dalle parti della ferrovia. Intanto sì, sì, diamoci sì, sì. da fare perché sennò certo, non... Certo. Ecco, allora, vicino alla ferrovia quindi hanno preso questo prendono nome. Questo nome, ecco, sì. Questa perché... è una ricetta molto sfiziosa, leggera, veloce da preparare, sì. un piatto diciamo perfetto anche... per l'estate, proprio perché si può gustare certo, anche freddo. Certo. No? Cioè, come potete è... vedere, allora, il finocchio lo abbiamo leggermente scottato con acqua, sale, zucchero e sì. aceto. Stessa cosa per le cipolle, ovviamente le abbiamo lasciate spurgare in acqua scorrevole o anche in acqua gassata. Dopodiché le abbiamo raffreddate, le abbiamo... condite. Sì. Prendiamo del pane carasau, questo pane molto particolare che è un pane sardo, e andiamo a creare la nostra insalatina. Quindi mettiamo del finocchio croccante, questa cipolla così con questo colore buona. Bello, molto interessante, e andiamo a condirlo con questa riduzione fatta con le ciliegie. Sì. È semplicemente una riduzione fatta con le ciliegie messe sul fuoco, denocciolate ovviamente, messe sul fuoco, un terzo di ciliegie, un terzo di aceto e un terzo di zucchero. Sì. Lo facciamo signore, ridurre. Signore, voi appuntatevi tutte queste... Lo facciamo ridurre e lo riduciamo in questo stato sciropposo. Ma è una sorta di agrodolce? Sì, quindi, sì, sì, una sorta di agrodolce. In realtà questo può essere sia un aperitivo ma anche un ottimo antipasto. Ad esempio esatto. accompagnandolo con una quenelle di ricotta freschissima o anche con della stracciatella. Ecco. Il pane carasau, come potete vedere, è un pane sottilissimo e fatto con degli ingredienti semplicissimi ma ha una difficoltà ovviamente nella realizzazione. Viene anche definita carta musica proprio sì, per sì, il fatto che è sarda, molto no? sì, la famosa sì, carta, ecco.
proprio perché ha questa particolarità che è molto sottile e tende, diciamo, a fare questo suono di croccante. Allora, abbiamo condito la nostra insalata e la mettiamo sopra la nostra carta musica. Poi adesso tra poco ci diamo un po' di pausa e continuiamo dopo. Sì. Allora, state, ma adesso Mary è pronta in cucina per voi. A dopo. Grazie Stefania, sì, sono con Antonio Sgarra, finalmente ci incontriamo. Come stai Antonio? Benissimo. Cosa è successo dall'ultima volta in cui ci siamo incontrati? Abbiamo lavorato. Tutto così come sempre. E ci siamo divertiti sempre. Anche, perché il lavoro è anche divertimento. Assolutamente sì. Adesso hai pensato ad un'altra ricetta. Sì. Adesso facciamo una ricetta un po' più lunga nei passaggi, però come sempre molto molto facile da realizzare. Di cosa si tratta? Alla portata di chiunque. Sì. È un fiore di zucca farcito e pastellato accompagnato con un'insalatina. Quindi i passaggi saranno questi. Per dare dei connotati, sì, è una ricetta vegetariana, comunque ricca di vitamine e sali minerali, quindi nutriente, non è soltanto gustosa e buona. E allora facciamo una cosa, come da tradizione, voi lo sapete ormai a memoria, ci segniamo carta e penna, mi raccomando, tutti gli ingredienti e anche le dosi che ci occorrono per preparare questi fiori di zucca pastellati. Allora, 100 g di fiori di zucca, 50 g di fecola, 50 g di farina, una birra, 50 ml di acqua frizzante, 50 g di ricotta fresca e asciutta, mi raccomando, poi mentuccia, qualche foglia, 500 ml di olio per frittura e 50 g di nocciole. Sono ingredienti semplici a quanto ho visto, Antonio, però ognuno ha una caratteristica differente. Ma non sono finiti, perché occorrono anche 2 mele verdi, 2 carote, 5 fragole, poi un cucchiaio di zucchero di canna, sale, olio extravergine d'oliva quanto basta, uno yogurt e poi 50 g di frutti di bosco freschi. Allora, questo poi tra l'altro è il periodo dei fiori di zucca, giusto? Certo. Perciò li hai scelti come ingrediente principe. La stagionalità è sempre un requisito importante per tutte le nostre ricette. Iniziamo dal fare la pastella, che una cosa molto importante, un consiglio per la pastella, quindi fecola e farina in pari quantità. E birra possibilmente ghiacciata. Quindi non solo farina, ma anche la fecola. Anche la fecola conferisce cosa? Allora, alla pastella? La farina dà struttura, mentre la fecola dà la croccantezza. Ok, benissimo. Ma poi ci saranno altri passaggi. Quindi il segreto per una buona pastella è la croccantezza e anche la consistenza, la struttura. Certo, poi dopo. Cioè non si deve sfaldare la pastella. Assolutamente. E dopo, ovviamente, capiamo che quello che conta in una frittura è il risultato finale. Quindi abbiamo fatto la pastella, quindi abbiamo inserito fecola, farina e birra, la birra sostituisce un po' il lievito di birra, inseriamo anche un po' di colore a questa pastella, inseriamo della curcuma. Ovviamente noi l'abbiamo preparata un po' prima perché ci vogliono più o meno un'ora e dieci per la lievitazione. E quindi ma il risultato un'ora deve lievitare all'interno di questa ciotolina, ma la dobbiamo mettere in frigo oppure a temperatura ambiente? A temperatura ambiente deve praticamente duplicare del suo volume e ovviamente duplicando il suo volume, quindi fermentando in un certo senso, la curcuma che abbiamo inserito amplifica anche il colore. Fosse stato ad esempio il concentrato di pomodoro, sarebbe diventato bello rosso. Tutta rossa. Quindi mi raccomando, quando facciamo queste pastelle belle colorate, oltre a farle saporite. Allora ti fermo un attimo, giusto per riepilogare, per capire bene come fare questa pastella. Uniamo la farina e la fecola. Sì. E poi ancora un pizzico di curcuma per conferire colore. E poi cos'altro hai aggiunto? Della birra. Non si aggiunge assolutamente sale nella pastella perché il sale inibisce la lievitazione. Giriamo e poi lasciamo riposare così come hai detto. Per un'ora circa, dipende dal quantitativo che facciamo. No, perché io sono precisa. Lo so, ma se lo devo fare a casa, devo capire che cosa devo fare. Ma quando ma vengo qua. Soprattutto memorizzare i vari passaggi. Quando vengo qua e so che ci sei tu, studio 2 giorni prima. Ma meno male. No, studio io 2 giorni prima per capire quello che devi farmi vedere. Allora, no, mentre tu tagli le carote, perché questo è un altro passaggio successivo, ti voglio chiedere qual è la differenza tra i fiori di zucca e i fiori di zucchina. Ma in realtà, entrambi provengono dai vegetali,
da cui portano il nome, quindi i fiori di zucca provengono dalla zucca e i fiori di zucchine provengono dalla zucchina. In realtà quello che conta è il fatto che i fiori di zucca hanno un pistillo all'interno, come potete notare, molto interessante, vedete? Bello giallo ed è anche saporito. Se dovessimo fare ad esempio un risotto, utilizziamo i pistilli per fare il fondo del risotto, quindi gli diamo colore e sapore. Quindi questa è la parte più saporita. Quella è la parte più saporita, sì. E ovviamente bisogna sempre aprirli, perché purtroppo all'interno dei fiori di zucca potrebbero essere delle spiacevoli sorprese. Che cosa si può trovare? Il vermetto? Qualche vermetto. Che vuoi che sia? E c'è allora, anche le ciliegie, il vermetto. Il secondo passaggio è questo qui. Allora, quindi attenzione. Prepariamo l'insalatina. Cosa fai? Mettiamo in acqua ghiacciata del ravanello, della mela verde e delle carote. Acqua ghiacciata in modo tale che le verdure, i vegetali e la frutta rimangano belli croccanti. Come dicevamo prima, belli vivi, freschi. Con Stefania, sì, è importante che siano croccanti i nostri ortaggi. Quindi, tu li tagli con la buccia? Sì, sì, assolutamente. Non l'hai tolta la buccia? No, perché è la parte più saporita. Questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio che facciamo è quello della farcia dei fiori di zucca. Oh. Quindi la ricotta. Questo è un altro momento importante. Però ti chiedo una cosa prima di passare alla farcia. Certo. Se di solito per preparare la tempura si usa l'acqua frizzante. L'acqua gassata, sì, sì, si può preparare. E la birra, così come abbiamo già detto. Certo. Come mai deve allora, essere tutto friccicarello? Perché l'anidride carbonica favorisce la lievitazione, quindi ecco. È un sistema per evitare di usare tanto lievito di birra, che non fa tanto bene. E siccome nelle pastelle non possiamo usare lievito madre, bighe, eccetera, eccetera, a questo punto utilizziamo il questo rimedio sistema. Più naturale, che comunque renda poi il risultato. Con la birra sostituiamo completamente il lievito. La birra l'hai scelta bionda, è una bionda semplice. Sì, come sì. Quella che beviamo quando ci mangiamo una pizza. O la focaccia barese. O la focaccia che barese, ci sta benissimo. Che io spero di rifare prima di andarmene in vacanza qui, perché mi è rimasta impressa nella mente, così come anche i panzerotti. Va bene, va bene. Adesso, parte queste divagazioni personali. Quindi ricotta asciutta, mentuccia, del sale. Scusami, aspetta, che vuol dire ricotta asciutta? Beh, ricotta asciutta significa non calda. Quindi non freschissima, deve essere asciutta di due giorni? No, di due giorni no, però messa a colare in un colapasta, in modo tale che quando andiamo a farci i fiori di zucca nell'olio non caccia acqua. Quindi questo è il secondo passaggio. Aspetta, cosa hai messo? Ricotta asciutta? Ricotta asciutta, mentuccia, e limone e un pizzico di sale. Ok, bene, ricordiamoci e questa è la seconda parte. Questa cosa. Poi la terza parte, poi prendiamo i fiori di zucca, ovviamente li controlliamo dall'interno. Nel caso in cui dovesse esserci il vermetto, praticamente. Nel caso in cui ci dovesse essere per il vermetto, li ovviamente li scartiamo. Ovviamente devono essere freschissimi. Sì. Poi prendiamo questa farcia che abbiamo appena preparato. Alla fine, giusto per capire come si puliscono, cioè va tolto soltanto il gambo. No, cioè, in realtà anche il gambo. Questa parte qua? Anche il gambo è interessante. L'unica cosa è che quando andiamo a friggere il volume della pastella. Però hai spezzato questa parte. Sì, per un semplice motivo. Questa è una parte anche saporita. Ripeto, quando facciamo i risotti possiamo inserire sia il pistillo che il gambo, che sono molto saporiti. Addirittura se facciamo un primo saltato, ad esempio una pasta, con il gambo si può fare una cremina che poi serve per insaporire la pasta. Ok, riempiamo i fiori di zucca con la farcia di ricotta. Riempiamo i fiori di zucca. Allora, un accorgimento importantissimo per i fiori di zucca farciti. Dopo averli farciti, li sistemiamo su un piatto con della pellicola sotto e li adagiamo in congelatore. Ah, pure? Cioè sì, prima sì. di friggerli dobbiamo fare questa operazione? Come ho fatto e io. E poi non so se avete notato una cosa, vanno riempiti col sac à poche, in modo tale che sia più preciso insomma il processo del riempimento, e quindi per far sì che poi non fuoriesca anche durante la frittura. Sì. È chiaro che la quantità deve essere ben pensata, non eccedere con la ricotta. No, 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 no. Sennò abbiamo... Anche perché poi in congelatore, quando li mettiamo in congelatore, gli diamo una forma, diciamo, abbastanza simmetrica, in modo tale che quando li andiamo a immergere nella pastella prendono questa forma abbastanza simpatica. Ok, in questo quanto modo. Tempo hai detto che li hai tenuti in frigo? No, è il tempo che si congelano. Ah, ok. Ma vanno congelati in modo tale che insomma possano. Allora, perché vanno congelati? Ecco, perché? Per due semplici motivi. Uno, perché lo shock termico che si viene a creare nell'olio
praticamente dà più croccantezza. Allora, innanzitutto... Aspetta, non te ne dà da un fatto all'altro, sì. Dimmi... Sì, no, no, sempre questo bene, è il concetto. Dimmi bene, spiegaci. Quale deve essere il risultato sì. di un ottimo fritto? Ok. Dorato? Croccante, croccante e asciutto. Dorato, croccante e asciutto, un buon fritto. Ripetiamo, dorato, croccante e... Aspetta che ho dimenticato l'ultimo. Asciutto. Asciutto. A proposito di fritto, l'olio che scegli e che tu preferisci qual è? Allora, ovviamente l'olio extravergine d'oliva. Sì. Per quale motivo? Perché comunque l'olio extravergine d'oliva ha un punto di fumo più alto. Ok. E quindi... E tu non mixi olio di semi e olio extravergine d'oliva? No, non serve, perché è come quando vai a miscelare i due tipi di olio, quello che prevale è l'olio cattivo. Ok. E a che temperatura si dovrebbe usare l'olio per allora, friggere? In realtà tra i 165 e i 185 gradi, però se friggiamo con l'olio di extravergine d'oliva, il punto di fumo per l'olio extravergine d'oliva è di 210 gradi, quindi possiamo tranquillamente friggere a 185 gradi. 185, allora, benissimo. Anche se non li andiamo a farcire i fiori di zucca, sì. li dobbiamo sempre congelare, è importante questo passaggio. Congelare, sì. Bene, bene. No, e ci siamo persi anche un altro passaggio importante, che una volta riempiti, una volta messi nel congelatore, devono essere passati in questa pastella che abbiamo precedentemente realizzato, nella famosa pastella che tutti quanti temono. Allora, io adesso chiamo Stefania e Michele per l'assaggio, perché i fiori di zucca sono quasi pronti. Io sono a dieta, me ne mangerò almeno due, perché... Sì, è così, perché sono dietetici. Vedi? Sono là. Io non sono a dieta. Ma nemmeno quindi... io, ma chi se ne importa? C'era Michele prima che ascoltava questa cosa dei fumi dell'olio, sì, no? Sì, che era molto attratto da questa notizia. Ci fanno puntualmente notizia. La lezione sì, che noi sì. puntualmente non capiamo. Esatto. No, ma soprattutto sì. non seguiamo, perché ci piace no, mangiare. Con rispetto, perché poi alla fine quello, non te la quello che, no, no, quello che conta è il gusto. Cioè, è vero. Allora, adesso sei già nella fase dell'impiattamento, vero Antonio? Sì, allora, il terzo passaggio è questa insalatina, molto allora, interessante. Non abbiamo molto tempo a disposizione, sì, sì. quindi vediamo di accelerare. Ho visto che hai assorbito comunque tutta l'acqua delle verdure, sì. e questo è importante affinché insomma non cacci acqua, soprattutto perché poi ci mettiamo un filo d'olio e quindi mixare l'acqua con l'olio non è una grande no, cosa. No, e soprattutto in inseriamo anche un po' di yogurt. Sì, sì. Magro? E zucchero di canna pure. Zucchero di canna, sì. Un po' di olio, due fragoline, dei frutti di bosco. Buono. E anche delle noci, delle sì. nocelle. Le noci servono perché, come che sapete, buona. Sono tifoso delle insalate multicolor. Certo. E quindi questo conferisce, diciamo, una sorta di croccantezza anche all'insalata. Benissimo. Un aspetto bellissimo. E direi che dire, è anche un piatto unico sì. questo, perché anche c'è il fritto, che comunque detiene un bel po' di calorie, no. Stefania, noi ne sappiamo qualcosa. Però sembra, siamo anzi più tardi avremo la nutrizionista, glielo voglio chiedere, perché sì. c'è una corrente di pensiero che dice che il fritto ogni tanto faccia anche bene. Ah, ecco, questo beh, è un ci aspetto ci sentiamo importante. Meno in colpa, cioè, è giusto? Ma meno male, grazie per avercelo detto adesso certo. che dobbiamo assaggiare. Esatto. Allora, al ultimi giusto. Passaggi. Sì, ok. Allora, come abbiamo detto prima, la pastella è senza sale, quindi sì. il sale lo andiamo ad aggiungere solo alla fine. Alla fine. Quindi, è voluta questa cosa che non l'hai messo nell'impasto, il sale? Sì, come dicevo prima, dopo? Inibisce la lievitazione. Ah, ecco. E questo è il motivo principale. Come potete vedere, sono belli croccanti, mm-hmm. dorati e asciutti. Ok. E andiamo a inserirli sulla nostra insalatina. Io prenderei anche dei coltelli per agevolare brava, poi l'assaggio, Mary. Ragazzi. Agevoliamo, Mary, agevoliamo. Che dite? Agevoliamo l'assaggio. Sempre carina, Mary, grazie. No, grazie. Io adoro Mary quando dice impiattiamo. Sì, perché vuol dire che si mangia. No, cioè, vuol dire che siamo cioè alla fase il segnale. Più importante. Okay. È il segnale allora, che si mangia. Andiamo. Allora. Pizzico di sale, basta. Che devi prendere il coltello? Devi prendere il coltello? Secondo me sì, per assaggiare. Io non so se realtà... dato, ce l'ho già da 5 già minuti in mano. Ma devo andare io? Vai Stefania, sì. Mangiamolo vai, con vai. L'insalata. Scusa, taglio con l'insalata? Però. Sì. Ma con l'insalata come faccio? Mary, aiutami tu che sei la regina di questa cucina. Guarda, fai così. Ma va benissimo. No, nel senso con l'insalata come faccio? Cioè, tu ti prendi un pezzo. Ma io mangerei con le mani. Allora, un pezzo. Con le mani, con le mani a casa. Prendiamo un pezzettino di fragola. Così. Ah, guarda che meraviglia. Guarda. È così. Beh, ma che meraviglia. Dai, vado io, sì, scusa. Beh, a questo si vede punto. Che ha fatto più puntate Mary con me. Beh, si vede, no, no, si vede, la realtà. Questo invece me lo mangio io. Sì.
tutto con il ravanello. Bene, anch'io gli do un colpettino qua veloce. Buonissimo. Che siamo in ritardo con la fragola? Giusto, eh? No. La pastella no. È leggerissima. Hai rubato la frase. Aspetta, in ritardo. Lo deve dire lui? Michele, scusami. Com'è? 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 Ma è di lusso! Oh! Ma Antonio non aspettava altro. Stupendo, ma perché c'è la ricotta? Io che non ho seguito la ricetta. C'è perché... la ricotta con la mentuccia. E poi devo dire che uno dei punti di forza di questo piatto è la freschezza dell'insalata che accompagna il piatto. Sì. Ma se io lo prendo così, lui si arrabbia. No, a me fa piacere. Ma io mi finisco così. In realtà, come potete vedere, sono più ricette insieme: c'è l'insalata, c'è il fiore di zucca, anche la folla farcia. Confermi che è un piatto unico questo. È un piatto unico. E anche con le mani. Una nocella, come l'ha chiamata Mary. Mi sono bruciato. Buona, piano piano. Piano piano. Benissimo, complimenti al nostro grazie chef. Grazie Antonio Sgarra. Ti ringraziamo per questi grazie piatti. Grazie a voi. Grazie. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.normaonline.it.